Pace bene, oggi 12 marzo ricordiamo San Luigi Orione. Luigi Giovanni Orione nasce il 23 giugno del 1872 a Ponte Curone. Di umili origini lavorò nei campi e frequentò poco la scuola. A 13 anni entrò tra i frati minori di Voghera, ma per una grave polmonite dovette ritornare in famiglia. Nel 1886 entrò nell'oratorio di Torino, fondato e diretto da San Giovanni Bosco, il cui insegnamento sarà essenziale per le attività giovanili. Dopo 3 anni lasciò i Salesiani ed entrò nel seminario di Tortona, dove compì gli studi filosofici e teologici. L'angusta stanzetta sopra il Duomo, dove alloggiava, divenne l'aula nella quale faceva catechismo ai ragazzi. Presto però divenne troppo piccola e il vescovo gli concesse l'uso del giardino del vescovado per catechizzare. Il 3 luglio del 1892 Luigi Orione inaugurò il primo oratorio intitolato a San Luigi e l'anno successivo aprì il collegio di San Bernardino. Il 13 aprile del 1895 venne ordinato sacerdote e celebrò la prima messa fra i suoi ragazzi. Molto attivo, faceva visite ai poveri e agli ammalati, lottava contro la massoneria, diffondeva la buona stampa e si prendeva cura dei suoi ragazzi anche con l'aiuto della madre. Soccorse le popolazioni colpite dai terremoti, ospitando nelle sue case molti orfani ai quali dava istruzione e lavoro. Papa Pio X lo fece vicario generale della diocesi di Messina. Luigi Orione fu esempio di carità. Fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, le piccole missionarie della carità, gli eremiti della Divina Provvidenza e le suore sacramentine. Sin dal 1914 mandò i suoi sacerdoti e suore nell'America Latina e in Palestina. Anche se non ebbe una salute forte, organizzava missioni popolari, presepi viventi, processioni e pellegrinaggi. Venne contattato da papi, dal maestro Lorenzo Perosi e persone di un certo livello culturale e politico. Gli ultimi 3 anni della sua vita li trascorse a Tortona e morì a Sanremo, nella villa di Santa Clotilde, il 12 marzo del 1940. Il suo corteo funebre attraversò le città del nord Italia, ricevendo grandi omaggi. Venne tumulato nella cripta della chiesa fatta edificare da lui, il santuario della Madonna della Guardia di Tortona. Dopo 25 anni venne fatta la ricognizione della salma, che fu trovata completamente intatta e di nuovo tumulata. Papa Giovanni Paolo II lo beatificò il 26 ottobre del 1980 e lo canonizzò il 16 maggio del 2004. Oggi San Luigi Orione è molto molto famoso ed è bello ricordare che proprio la sua storia è partita da una stanzetta molto molto piccola nella quale accoglieva le persone, ma poi lo spazio non è bastato più, tant'è che poi il vescovo stesso gli offre il suo giardino, uno spazio molto ampio, ma neanche questo sarà sufficiente. Che bello questo spazio che non basta. E forse nelle nostre chiese e anche nelle nostre case di spazio inizia ad essercene un po' troppo. Allora chiediamo a Don Luigi proprio questa grazia, che ci insegni a riempire i nostri spazi nella maniera giusta affinché non bastano. Riempire di cosa? Ma di anime e di persone che sono attirate a Cristo. Quindi chiediamo a Lui che ci doni un pochino della sua capacità di parlare di Dio, di pregarlo e di divenire un esempio. San Luigi prega per noi.